25 Massimo Ambrosini, 1975, 15 anni, una buia cantina nel quartiere Prati a Roma, sera inoltrata, tiptologia come da tradizione, il medium e i miei inizi era Ulderico Sciarretta. Io, trascinato per la giovane età da mia nonna, oltre che da curiosità mista a paura ed emozione. Sedute spiritiche era il nome di allora, oggi sicuramente aggiornato con l'anglosassone channeling. Da lì per caso e poco alla volta ho costruito le mie certezze sui messaggi ricevuti, sulla comunicazione con l'aldilà, migrando di volta in volta da vari sensitivi e cerchi medianici. Pur sapendo che il caso o la fortuna non esistono, a distanza di anni leggo tutte queste esperienze come un favorevole e bellissimo viaggio interiore. Ritengo stimolante aver potuto frequentare l'ambiente medianico soprattutto negli anni 80-90, in cui è stato fecondo e molto praticato. Potrei citare in dettaglio numerosi fenomeni fisici, tenda medianica, apporti, pittura medianica, voce diretta, levitazione e tanti, tanti messaggi. Ma a che servirebbe? Forse a dar lustro al mio io sapendo di destare interesse in chi mi ascolta, mostrando un merito illusorio come quello di essere uditore del channeling? Mi spiace deludere chi mi legge, ma tutto questo non mi rende migliore di altri, né è un indicatore di maggiore o minore evoluzione. Non solo, non mi ha dato neanche vantaggi nella vita reale, né fornito scorciatoie esistenziali. Posso, in deroga all'ovvio, affermare che sono stati momenti intensi in cui la mia crescita personale è stata accompagnata dalla voce delle entità e di mille incontri, scontri con l'eterogenea umanità dei cerchi. Non ho solo ascoltato, ho anche letto tanto. Non ho solo letto ed ascoltato, ma ho riempito la valigia. Ho partecipato in decine di gruppi in Italia, Milano, Ferrara, Firenze, Grosseto, Bari, Napoli, Palermo. Ho visitato varie comunità nazionali ed internazionali, tra cui Findorn, Damanhur, Ananda, Sisi, Pomaya. Ma anche questo non mi dà alcun merito, anzi. Dopo tutto questo fare, i miei affanni quotidiani non si sono diradati di un solo millimetro. E proprio io dichiaro la mia insufficienza evolutiva in relazione a tutto quello che ho ascoltato in questi anni. Un conto è poter accedere ad un insegnamento, un altro è essere l'insegnamento. Oggi ho 62 anni e mano a mano che l'età avanza, mi volto spesso indietro ed osservo la vita vissuta. Non la giudico, ma la vedo come un film che posso scorrere e rivedere a piacimento. L'esperienza che chiamo medianità è sempre presente, non come una pratica quotidiana o ricorrente, ma come un processo educativo e formativo che mi ha reso ciò che sono. Prendendo in prestito dai maestri invisibili alcune citazioni, uso ancora troppo la mente e troppo spesso considero ciò che mi circonda l'unica realtà. Condivido queste debolezze con tanti altri incarnati. Intanto, spero solo di usare sempre meno la mente, senza eccedere, per non esserne totalmente soggiogato. Ogni volta che posso, mi ripeto che tutto ciò che accade ha un senso evolutivo e che il divenire degli eventi è totalmente illusorio. Il dolore, in tutte le sue forme, non è un castigo distribuito a caso da capricciose entità onnipotenti, ma una sua matematica necessità. Tutto accade perché ubbidisce ad una legge di causa ed effetto che non commette errori. Belle parole, ma allora? Non sono state solo parole udite o lette.
Oggi queste fanno parte della mia vita e centellinandone mille volte il significato, mi hanno reso profondamente sereno ed a tratti mi hanno fatto sfiorare la felicità, pur rimanendo un uomo semplice, immerso nelle sue limitazioni. Questa è la mia testimonianza. Commento. Anni fa chiedemmo a una guida che si manifestava attraverso il cerchio K. Padre Pio avrebbe partecipato a questo cerchio? La guida rispose: no, perché Padre Pio non aveva bisogno di apprendere questo insegnamento, in quanto era l'insegnamento. Ecco, Massimo, forse tu hai frequentato e frequenti l'insegnamento dei maestri immateriali proprio per essere l'insegnamento.